Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Spariamo e uccidiamo. Ci uccidono e noi uccidiamo. Io non ho paura di uccidere e di morire per il mio paese. Tutti noi ucraini la pensiamo così. Ci troviamo sul fronte sud della guerra in Ucraina, precisamente tra l'oblast di Kherson e l'oblast di Mykolaiv. Kherson è stata una delle prime città prese dai russi dall'inizio della guerra e l'avanzata degli ucraini in questa zona finora era stata molto lenta. Negli ultimi giorni invece è stata la controffensiva ucraina ad avere la meglio. Il nostro contrattacco sta procedendo molto bene, ma non so dirti quando riusciremo ad arrivare alla città di Kherson. Dipende da quanti altri russi verranno mandati a combattere contro di noi. Ti faccio vedere come operiamo nella nostra posizione. Siamo proprio a pochi chilometri dalla linea nemica. Зозуля, Зозуля, хтось пташку запускав в нашому районі? C'è un drone che sicuramente non è nostro. Va abbattuto subito. E adesso quegli altri soldati stanno andando a fare una ricognizione della zona. Hai visto quella borsa? È di un soldato russo che abbiamo ucciso. È un trofeo. Si chiamava Sergente Ita. Abbiamo una squadra di 100 persone che è divisa in 3 plotoni di 30 soldati. Negli ultimi 2 mesi la nostra controoffensiva è avanzata a rilento, ma ora stiamo davvero accelerando. Vogliamo riprenderci il villaggio qui vicino per arrivare il prima possibile alla città di Kherson. Kherson deve assolutamente tornare nostra. Vedi quel drone? Il soldato che lo controlla sta laggiù. Ci serve per vedere le posizioni nemiche e per studiare la prima linea russa. Quanto è lontana la prima linea russa? Più o meno 6 chilometri, ma 2 mesi fa erano a 4 chilometri. Li stiamo allontanando sempre di più. Non sono stanco. Al massimo puoi dire che sono un pazzo suicida perché non ho paura. Mi sento al sicuro qui. Putin ha detto che ora la regione di Kherson fa parte della Russia. Cosa è cambiato per voi sul campo? Non è cambiato nulla, sia per i militari sia per i civili. Le urne del referendum per l'annessione venivano portate dai militari armati casa per casa. Hanno minacciato la gente perché votasse. Anche in quest'area avete ricevuto i missili HIMARS, vero? Sì, abbiamo ricevuto armi, munizioni ed equipaggiamenti da tutto il mondo, dall'Australia alla Polonia. Adesso arriverà l'inverno, anche se non saremo mai pronti davvero ad affrontarlo, ci stiamo preparando e ce la caveremo. Dobbiamo avere pazienza e presto si arrenderanno. Molleranno le armi e scapperanno come hanno già fatto da altre parti. Non hai idea di quanta roba lasciano indietro. Prenderemo Kherson prima della fine dell'anno. Putin però ha dichiarato che manderà molti altri militari. Ma hai visto che razza di soldati manda? Fanno ridere. Usano pistole e fucili del 1895. Roba usata nella prima guerra mondiale. Questo seminterrato è dove vive la truppa. C'è anche uno spazio per i comandanti. Abbiamo la radio, varie tecnologie, Starlink, la zona per ricaricare i cellulari, le armi. Tutto nello stesso posto dove dormiamo, ci riposiamo e ci cambiamo. Qui c'è la stazione radio. Riceviamo i segnali dalle diverse posizioni e coordiniamo le azioni e i contrattacchi. Non abbiamo paura dei russi. Siamo qui per combattere per la nostra libertà, per la nostra terra. E questo è quello che faremo. Vedi là, c'è buio e non si vede bene, ma quella è Kherson. Siamo molto vicini in linea d'aria.
Come comandante ho un centinaio di uomini sotto di me ed è la prima volta che non so cosa fare. Mi preoccupa che potrei perdere degli uomini perché sto andando in una posizione che è molto vicina ai russi. È una posizione che noi ucraini abbiamo già preso qualche settimana fa. Solo che chi l'ha presa non si è trincerato bene, quindi i russi l'hanno già vista. Una decina di uomini sono morti e ora ci chiedono di andare a sostituire quell'unità perché non ce la fanno più. Le vite umane hanno un valore assoluto. Tanto tutti moriremo prima o poi. Quindi fammi andare a preparare per domani mattina. L'importante è morire con dignità. I dronisti sono già al lavoro, sono le 9 di mattina, qui c'è fermento perché nelle ultime 24 ore gli ucraini sono riusciti ad avanzare ancora e hanno preso anche il villaggio strategico di David Breed. Forza, andiamo! Dobbiamo andare subito sulle posizioni. Vieni anche tu, non abbiamo minuti da perdere. Come obiettivo minimo vogliamo riportare le cose a come erano prima del 24 febbraio. Oltre questa posizione non ci sono più avamposti nostri. Vedi quel carro armato? Era la posizione di un soldato russo. Veloce, veloce, veloce. Qui siamo in campo aperto, è pericolosissimo. Qui c'erano gli orchi fino a poche settimane fa. Ora lo abbiamo occupato noi. Dei proiettili. Qui abbiamo seppellito dei cadaveri russi perché puzzavano. Quello lì è Pravdine. I russi ci potrebbero vedere. Facciamo molto veloce. Ragazzi, muovetevi. Spostiamoci in gruppi da tre. Qui siamo in campo aperto. I russi usano i droni iraniani. Sono droni kamikaze, possono sparare. Se ci piovono addosso siamo fottuti.